c'è lo spazio per discutere con Renzi oppure ripeto, va rimesso in fuori gioco la Schlein come quell'assist? Ripeto, la politica non è una partita di calcio e questa discussione fatta così non porta da nessuna parte. Contano le scelte, i contenuti, non si può fare tutto il contrario di tutto in politica, non si può stare con la destra una volta e poi con l'area progressista un'altra volta, contano le scelte di merito. Su queste scelte è possibile e necessario costruire un'alternativa al governo delle destre e siamo impegnati in questa direzione. Noi di questo vogliamo discutere, continueremo su questo a impegnarci perché la convergenza delle opposizioni sia capace di produrre risultati per le persone in carne ed ossa. Parlato di regioni come ad esempio l'Umbria, dove comunque siete compatti sulla candidatura della Proietti. Abbiamo detto che la candidatura della Proietti è un'eccellente risorsa, se darà la disponibilità, come mi auguro, ancora questa disponibilità non è arrivata, noi ci saremo. Siamo al lavoro nelle regioni, nei territori per costruire alternative alla destra, dove la destra governa, per dare continuità alle forze progressiste dove sono loro a governare, magari con elementi di innovazione che migliorino anche la qualità del governo. Per tornare sulle alleanze, in Umbria siete uniti, ma in Emilia Romagna avete deciso, cioè anche lì state con un candidato portato avanti da... Abbiamo avviato un confronto programmatico, i primi passaggi sono stati positivi, credo che ci siano tutte le condizioni per convergere e costruire la coalizione anche in Emilia Romagna. Anche in Liguria? Ci auguriamo anche in Liguria la costruzione di una coalizione in grado di determinare un'alternativa alla destra di Toti, sempre che Toti decida di dissequestrarla la regione.